Sa. Io tengo un draio, una bocca rossa come una terrazza, una pelle profumata di fronnerò. Io tengo un draio, volevo offrirti pagando l'angherrate, un brillante. E quindi c'è cara, ma tu voleva pizza, pizza. Caro Manolo Langotto, caro Manolo Langotto, ma tu volevi la pizza, caro Manolo Langotto, la pizza niente più. Io ti portai a dove stanno i meglio ristoranti, a dove si mangia mentre un mare canta. Io ti portai entusiasmata tutta sta parata, ordinaie Lucefalo arrosto, ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capo un marolo angotto, capo un marolo angotto. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capo un marolo angotto, la pizza niente più. Io ti sposai, o vicinate a pollare i parenti, facevano un sacco di complimenti. Io ti sposai all'improvviso tra il vivo e battimano, arrivai una torticina, ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capo un marolo angotto, capo un marolo angotto, ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza. Cavo un marolo angotto, la pizza niente più. E pigliate la pizza, la pizza, la pizza. Cavo un marolo angotto, parola no, e mangiate la pizza, la pizza, la pizza, cavo un parola no, la pizza andiamo a me. Finalmente! Speriamo che questo amico che sta ai confini del deserto e poi con l'entrata del poco verde, perché poi meno. Non capisco quel vecchio, alberi, tutte tundre, tutte, ma che strano, poi ogni tanto certi colori vivi, giallo, boom. Sembravano mimose, non so se sono mimose o meno, eh? Erano forse alberi del deserto, bei, bei colori, veramente molto bello, però... come si va a giustificare alla fine del deserto? Pizzas! Vabbè, se torno ancora col pullman, chiederò al capo della, quello che porta il boss di fermarseli, cioè, per piacere, fammi salutare sto napoletano che sta qua. Questo eroe dell'infinito, questo eroe del deserto, questo eroe della pizza, e perciò se torna così, speriamo che i piloti si mettano d'accordo, sennò qua queste rientre diventano sempre più difficili. Io già dovevo essere a Napoli oggi, invece mi avete rivoluto, le altre città lo stesso, e quindi devo prolungarla fino al giorno 9-10 di settembre. Ed eccomi qui, va bene amici,
Mi piace stare in mezzo a voi. Ormai sono australiano, il deserto l'ho attraversato. Però non per andare verso Darwin. Là è più fedente ho fatto. Mi hanno detto che se scendi dalla macchina ci sono certe mosche che ti entrano negli occhi. E sei finito subito, in 5 minuti. Hai spazzato, no. Darwin se lo tengono loro, in grazia di Dio, che io mi tengo questo deserto qua con la pizza all'ingresso del deserto. E va bene amici, veniamo ancora noi, veniamo ai più piccoli, ai bambini. Hello boy, how do you do? Come si dice in inglese? How do you do? L'ha guaiato il deserto a questo. Ti è piaciuto il deserto australiano? No, manca a questo le è piaciuto. E allora, che vuoi fare? You to come back to Italy? All right, ok. Vabbè, nonno ti porta in Italia più presto. E mio nipote, Aurelio Fierro Junior. All right? Kiss me. Thank you. Give me. Ciao, vai. Un'altra attraversata la facciamo, non ti preoccupare. Ormai australiana è anche io. Ai più piccoli, ai bambini e a mio nipote, Peppino Usuricillo, the Peppino Italian Mouth, please. C'è stato un suricillo da candinare d'umore, che arriva in da cucina quando tutto si fa scuro, fumando di scane e facendo una facciatura, uè che malandrino pura gatta fa paura. Peppino un suricillo non mi fa più dormire, mannaggia un suricillo a casa non dai, a sera in da cucina mi ha schiavina già sa, quando sempre a casa sto Peppino a già giappà. Peppino non si mangia formaggio americano, e questo va trovando solamente un parmigiano. Se fate Don Giovanni quando vado non perdona, e a gatto Filomena quando vede l'abbandono. Peppino suricillo non va a più dormire, mannaggia un suricillo a casa non dai, a sera in da cucina mi ha schiavina già. Anche a nome di Peppino. Thank you, boy. Grazie anche a nome di Peppino. Sta molto nervoso perché Peppino non è abituato a passare il deserto. È la prima volta. The first time. Sull'aereo ormai si è abituato. Fa il giro del mondo con me. Ma il deserto mai. Stava nervoso. Ho cercato di calmarlo stasera. Right. E veniamo ancora noi. Veniamo ai giovani. Questa è dedicata ai più piccoli. Veniamo a questa gioventù. Chi lo sa se questa gioventù poi attraversa i deserti? Noi, di una certa età, giovani di una certa età, abbiamo questa esperienza, l'abbiamo conquistata, l'abbiamo voluta, l'abbiamo cercata. Abbiamo attraversato il nostro deserto, il deserto della vita, ma l'abbiamo conquistato in modo nostro. I giovani forse non capiscono l'importanza di questa conquista. Dobbiamo far capire ai giovani che esiste nella vita anche il deserto. Il deserto, quel deserto che prepara poi la conquista finale della nostra opera. Ma loro chissà se comprendono questa conquista. Io ricordo quando ero bambino, quando aspettavamo quei famosi regali di Capodanno, di Natale, aspettavamo un anno intero per avere un cavalluccio di legno. Piccolo, bello,
Mi ricordo che quando me lo regalavano a Natale o a Capodanno me lo mettevo sotto il cuscino e la notte mi addormentavo su questo cavalluccio e accarezzavo le rotelline di stagna, di latta, che mi sembravano tante stelle. Mi sembrava la Croce del Sud, quella costellazione che si vede qui, e si vedeva benissimo dal deserto, bella, nitida, precisa. Era come avere un cavallo tirato da tante renne, come Babbo Natale, che galoppava nel cielo e portava in giro agli altri bambini i regali come quelli. Era quella la nostra conquista. Era quella poi che ci dà la possibilità di attraversare il deserto e di conquistare la vita, di conquistare il domani. Chissà se i giovani possono capire l'importanza di questa conquista. Chissà se i giovani riescono a trovare questo senso, perché nel dopoguerra noi giovani abbiamo dato tutto. Abbiamo dato: papà, voglio la bicicletta, subito compravamo una bicicletta. Papà, voglio la motocicletta, va bene, bene papà, ecco la motocicletta. No papà, ma l'altro amico c'ha la macchina, io non ce l'ho la macchina. Sì, bene papà, pure la macchina. Quanti errori abbiamo fatto noi? Quanti errori abbiamo fatto noi? Perché ai giovani, dando tutto quello che non eravamo, che non avevamo avuto noi per il passato, li abbiamo inguaiati, li abbiamo corrotti, perché non si sono accontentati più di niente. Volevano ancora qualcosa di più, volevano altre sensazioni. Ed ecco che l'hanno cercata nella droga, che li uccide, povera gioventù, povero fiore. Ma a questi giovani diciamo una sola cosa: c'è il deserto della vita, ma a fianco a voi ci siamo noi, giovani di una certa età, giovani, perché vi diamo la forza per superare il deserto. Vi accompagniamo ai limiti del deserto, però dovete essere voi poi a prendere di mano la forza di questa conquista e conquistarvi il vostro domani, perché appartiene a voi. Noi, di una certa età, ci allontaniamo soli nel deserto e scompariamo senza dare fastidio e senza fare rumore. Però siamo sicuri che voi, togliendoci di mano questa spada che deve conquistare il domani, possiate ancora camminare col nostro nome sulle labbra. Ai giovani dedico una canzone che deve essere la stessa che ha accompagnato noi, cioè Guapparia! Che tal le vaglione, ma...